Non arriva alla cinquina di vittorie, ma la Vastese ricomincia con un altro risultato positivo. L'1-1 interno col Montegiorgio arriva dopo un tempo giocato in 10 con un gol, quello del pari, arrivato quando gli aragonesi stavano soffrendo poco o nulla. Inevitabile che le squadre ci mettano un po' prima di scrollarsi di dorso la ruggine dei tanti giorni di pausa, ne viene fuori un primo tempo con poche occasioni. Dopo l'iniziale rischio che Di Rienzo si prende sul rilancio al decimo contro Marchionni e Agnello a suonare la carica per i biancorossi, il controllo, il tiro dopo la rimessa di Ceccacci ed applausi, ma non trova lo specchio della porta. Intorno alla mezz'ora però si fa male il primo assistente desiderato di Barletta. Problema alla coscia destra. I soccorsi dello staff della Vastese non bastano perché dopo qualche istante alza bandiera bianca ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Un componente a testa delle due panchine al posto dei due assistenti e si può ricominciare. Il piazzato di Agnello prova a restituire a Ceccacci l'assist del minuto 17, ma la testata del difensore è imprecisa e termina a lato. Alto invece il tentativo dalla parte opposta al 41esimo di Ruci col destro. Molto più insidiosa invece la staffilata che al minuto 47 fa partire Scafetta dal limite dell'area di rigore. Al tiro manca solo un filo di precisione. In chiusura di tempo bello il triangolo tra Nardella e Ruci, con conclusione ancora della mezzala bloccata a terra da Di Rienzo. Lo stesso Ruci che sugli sviluppi di un corner forse tocca il pallone con la mano, ma il recupero ovviamente extra large dà una mano alla Vastese che al 52esimo sfrutta il tiro cross di Ceccacci con Diuan che infila senza volerlo nella propria porta il pallone del vantaggio di casa. La ripresa riserva subito però una tegola per la Vastese. Corticchi ha già ammonito, entra su Zerbo e rimedia il secondo giallo e la doccia anticipata, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Se il centrocampista lascia il campo, la Vastese fa entrare l'arma della compattezza. La squadra di D'Addario serra le fila e rischia solo quando Marchionni vince un rimpallo e spara di destro in maniera ampiamente imprecisa. Le insidie non mancano, Mengo getta nella mischia Albanesi sulla cui percussione minuto 70 è provvidenziale. La scivolata salva il risultato di Altobelli. Gagliardini sul fronte opposto invece deve mettere le gambe sulla botta ravvicinata ma da posizione impossibile di un altro non è entrato, Jonathan Alessandro. Montegiorgio che a 10 dal termine però trova il gol del pareggio, lo realizza Zerbo che si libera in area di rigore e in sacca di sinistro, complice anche una leggera deviazione di Altobelli con la schiena. A questo punto gli ospiti si riversano nella tre quarti aragonese, la punizione dal limite di Marchionni è potente ma trova i guanti di Di Rienzo, superlativo quando all'ultimo minuto di recupero sventa il mancino ancora di Zerbo, finisce 1-1 e a conti fatti è più la Vastese a doversi mordere i gomiti. Il derby col Nereto di domenica avrà il compito di dare ulteriori risposte al momento biancorosso, comunque al quinto risultato utile consecutivo. Mister D'Addario, io penso che prevalga un po' di amarezza perché insomma il gol è arrivato in un momento in cui, sebbene in inferiorità numerica da molti minuti, la Vastese non è che stesse soffrendo così tanto, non so se sei d'accordo. Sì, però insomma, c'è stata una deviazione che ha portato poi il gol, al gol loro, insomma, e questa è stata determinante, diciamo, però al di là di questo ti devi sempre difendere, cioè sempre un uomo in meno. E quindi insomma poi dopo questo avviene dopo che tu stai fermo un mese, quindi la condizione non è ottimale, quindi comunque già fai fatica, poi regali più di mezz'ora alla squadra avversaria che sta in inferiorità numerica, quindi ha qualcosa dentro da dare in più e ci sta pure il pareggio. Ecco, prima di tornare alla partita, la buona notizia, se vogliamo, non per la Vastese, per tutti, è che il pallone ha ricominciato a rotolare. Sì, quello sì, insomma è una nota positiva per tutti quanti, anche per diciamo, quello che sta accadendo, però dobbiamo farlo rotolare nel giusto modo, quindi con pochi errori, trovando poi le giocate che prima trovavamo e oggi facciamo un po' in difficoltà. Portavo proprio questo esempio, è come una persona che per una frattura viene ingessata, e dopo un mese zoppica, anche se la frattura non c'è più. E noi, insomma, dopo un mese zoppichiamo perché dobbiamo riprendere le misure, dobbiamo allungare il campo, ci siamo allenati 8 contro 8, 5 contro 5, diventa difficile. Chiedo al termine di questi 90 minuti se Mengo è soddisfatto della prova del Montegiorgio. Soddisfatto per la voglia e il carattere dei ragazzi, sicuramente potevamo fare meglio perché abbiamo delle qualità importanti,
però sono soddisfatto perché comunque i ragazzi hanno messo tutto, sia chi ha iniziato la partita sia chi è entrato. E ripeto, questa è un po' la mentalità che bisogna avere da qui a fine anno per cercare di portare a casa questa salvezza, perché quest'anno è un campionato difficilissimo. Come lo vede Mengo la lotta per non retrocedere? Difficile, perché quando c'è squadre come Samme, Tese e Fano che fanno secondo me campionato a parte, sarà una lotta difficilissima. Noi ci godiamo questo punto, c'è un po' di rammarico perché alla fine se eravamo un pochino più fortunati potevamo anche vincerla, perché comunque il portiere loro ha fatto 2-3 parate importanti. Però ripeto, nel 2021 questa partita l'avremmo persa. Oggi abbiamo raccolto un punto contro secondo me una squadra forte che si è rafforzata tantissimo, veniva da 4 risultati, da 4 vittorie, significa che stavano bene. Sicuramente hanno sofferto il Covid come lo stiamo soffrendo tutti,